La globularia bisnagarica proviene dall'area mediterranea, dalle isole di Capo Verde all'Africa di nord-ovest sino all'Asia Minore, interessando poi anche l'Europa meridionale. Si tratta di una modesta pianticina amante delle pendici graminose e sassose aride e soleggiate, di norma su terreno calcareo, ma anche dei prati abbandonati fino ad un'altitudine di circa 1500 metri, tanto che la nostra gente di montagna la indica con il nome comune di Vedovella dei Prati. Si tratta di una pianta erbacea perenne, alta anche una trentina di centimetri, con un breve rizoma piuttosto legnoso, dal quale si allunga il fusto, eretto e semplice, portante numerose foglie. Quelle basali, disposte in rosetta, hanno la forma obovata spatolata, appaiono smarginate, lievemente dentate all'apice e con delle nervature laterali ben visibili nelle immagini. Le caulinari, invece, inserite su un lungo picciolo glabro, appaiono sessili, lanceolate e si sviluppano solo quando lo scapo fiorifero si è allungato completamente. I capolini fioriferi sono terminali, solitari emisferici, con brattee involucrali acuminate e la parte superiore decisamente pelosa. Il calice, di forma tubolosa, è diviso alla fauce in 5 denti irregolari. La corolla invece vede il labbro superiore bilobo, mentre l'inferiore, più grande, appare trilobo. Il tutto è di una bella colorazione indaco, raramente bianca. A maturazione il fiore si trasforma in un achenio oblungo e compresso lateralmente, racchiuso in un calice persistente. La fioritura avviene da marzo a giugno, spesso prima che la pianta allunghi il fusto, tanto da sembrare quasi a caule. Il grande botanico Carlo Linneo ha voluto chiamare la nostra pianticina globularia bisnagarica, sia per la forma dell'infiorescenza, simile ad una piccola sfera, sia, per similitudini, per ricordare una cactacea irta di spine dal nome, nella specie di bisnaga, da qui il nome di bisnaga. Ricordiamo infine che le sue foglie contengono un glucoside chiamato globularina, con proprietà stimolanti simili alla teina, che, se assunte in dose elevata, possono anche creare problemi intestinali.